Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si calcola la distanza di un punto da una retta data. A fianco vi ho scritto la formula, non vi spaventate, perché adesso andiamo a vedere in pratica di cosa si tratta. A livello di grafico dovete sapere che cosa andiamo a calcolare. Se io ho un punto P, come per esempio questo, e una retta, ve l'ho disegnata così, calcolare la distanza del punto dalla retta vuol dire andare a calcolare questo segmento. Per cui questa formula mi va a trovare un numero e questo numero è proprio la lunghezza di questo segmento qui. Mettiamo subito in pratica questa formula. Cosa importantissima: per poter fare questo esercizio dovete sempre avere la retta in forma implicita, come in questo caso. E andiamo ad applicare la formula. La regola mi dice che devo fare il valore assoluto di il coefficiente della x, quindi quello che qui c'è a da noi è 6, per x0, ovvero la coordinata x del punto, quindi 6 per meno 2, che fa meno 12. Stessa cosa, il coefficiente della y, quindi 8, per la coordinata y del punto, quindi meno 3. 8 per meno 3 fa meno 24. Per il più che c'era davanti, più per meno, meno. Più c lo devo ricopiare. Nel mio caso c non c'è, quindi chiudo il valore assoluto e vado a fare la radice di questi due numeri. A alla seconda, quindi 6 alla seconda, 36, più b alla seconda, 8 alla seconda, 64. Sopra viene meno 12, meno 24, meno 36. Sotto 36 più 64 fa 100 e la radice di 100 fa 10. Come sempre, il valore assoluto di meno qualcosa è più qualcosa, quindi più 36 fratto 10. Posso semplificare sopra e sotto per 2, quindi sopra viene 18 e sotto viene 5, per cui la distanza di P da questa retta è lunga 18 quinti. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta mi chiede di trovare la distanza tra un punto P e una retta, solo che la retta non me la dà, mi dice che passa per due punti. Se avete visto il video sulle equazioni di una retta, sapete come trovare l'equazione di una retta dati due punti. In pratica dobbiamo fare due passaggi. Il primo, andiamo a calcolare il coefficiente angolare m, che si trova facendo la differenza delle y, quindi 1/2 meno 5/4, fratto la differenza delle x, 4 meno 0. 1/2 meno 5/4, facendo l'MCM, viene 4. 4 diviso 2, 2, 2 per 1, 2, meno 4 diviso 4, 1, ricopio 5. Tutto fratto 4 meno 0, 4. Ora 2 meno 5 fa meno 3/4, diviso 4 è come dire per 1/4, quindi viene meno 3/16. E questo è m. Una volta trovato m, il secondo e ultimo passaggio per trovare l'equazione di una retta è andare a utilizzare la formula, scegliendo a mio piacimento uno dei due punti. Ovviamente io vado sempre per i calcoli più semplici e quindi opto per b, perché una coordinata è 0, quindi spero ci siano meno calcoli. Y meno la y del punto uguale il coefficiente angolare x meno la x del punto, 0. Questo lo ricopio e moltiplicando mi rimane meno 3/16 x. Abbiamo detto che per poter applicare la formula della distanza di un punto da una retta, la retta deve essere sempre in forma implicita. Quindi portiamo tutto al primo membro e ovviamente cambio di segno. Facciamo l'MCM in modo tale da non avere i denominatori. L'MCM tra 4 e 16 è 16. 16 diviso 1, 16, quindi 16y. 16 diviso 4, 4, 5 per 4, 20. 16 diviso 16, 1, ricopio 3x. Ora che ho fatto l'MCM, il denominatore lo mando via e scrivo la forma implicita in ordine, quindi prima il coefficiente con la x, poi con la y e poi il termine noto. Ora che ho ottenuto la forma implicita, vado ad applicare la formula della distanza. Quindi fino a qui tutti questi passaggi ci sono serviti per andare a trovare la retta passante per A e B. Ora che ho trovato la retta, facciamo la distanza del punto dalla retta. In base alla formula che abbiamo visto prima, abbiamo detto che devo moltiplicare il rosa con il rosa, quindi 3 per 0, 0. L'arancione con l'arancione, quindi il coefficiente della y con la coordinata y, 16 per 10, 160. Il termine noto lo ricopio. Tutto fratto la radice di 3 alla seconda, 9, più 16 alla seconda,
256. Ora al numeratore 160 più 20 fa 180, in valore assoluto rimane 180. Al denominatore 9 più 256 fa 265 e la radice non esiste, quindi rimane così. Se volete potete anche razionalizzare il risultato. Se non vi ricordate come si fa, tranquilli, potete andare a vedere la mia playlist sui radicali, in particolar modo il video sulla razionalizzazione. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.